grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon the Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, da qua e là, quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cotte di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone, sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò in ritardo arriverà. Doraemon, Doraemon. Un regalo per Shizuka, prima parte. Ai ai ai. A quanto pare stai lavorando sodo, eh? Ah, ci puoi scommettere. Sto preparando il mio regalo per il compleanno di Shizuka e voglio che venga benissimo. Beh, auguriamoci che sia di suo gradimento. Già. Ti sei punto un'altra volta. Buon compleanno, Shizuka! Auguri, 100 di questi giorni! Sono dei fiori bellissimi! Grazie, Soneo! Ah, non sono niente di speciale se li compariamo alla tua bellezza! Tieni, Shizuka, questo è da parte mia. È una raccolta di poesie di Goethe. È un pensiero molto gentile, grazie infinite, Dekisugi! Avevi detto che avresti voluto comprarla! E tu te lo sei ricordato! Sei un tesoro! Ecco, Shizuka, questo è da parte mia! Lascia! Grazie mille, Nobita. Forza, Shizuka, aprilo, coraggio, aprilo. Ok. Sei stato tu a ricamarlo, Nobita? Sì. Sei sempre stato un somaro, Nobita. Ha scritto la zeta di Shizuka al contrario. Neanche in prima elementare fanno errori simili. Smettetela, ragazzi. Trovo che non ci sia niente da ridere. Mi piace tantissimo, Nobita. È un regalo stupendo. Scusami per quell'errore. Forza, Gian, tocca a te. Dalle il regalo. Ah, sì, hai ragione, il mio regalo. Ta-da! Ecco qui il mio regalo. Buon compleanno, Shizuka. È un disegno che ha fatto Jaiko. Quella ragazza è una vera artista. È meraviglioso, Gian. Uno splendido vestito da sposa e uno sposo misterioso. Sapete, ragazzi, a volte mi domando chi sposerò quando sarò diventata grande. Posso rivelartelo io, se vuoi. Figuriamoci! Vuoi tentarla di dire sciocchezze? Io posso farlo e te lo dimostrerò, Shizuka. Aspettami un attimo e ti svelerò chi sarà il tuo sposo. Sarà questo il mio regalo per il tuo compleanno. Dove vai, Nobita? La festa di compleanno non è ancora finita. Doraemon! Io non credo proprio che dovresti farlo, Nobita. Cosa? E perché mai? Devo solamente andare nel futuro e portare qui nel presente il futuro me stesso. Dopotutto sappiamo che sarò io lo sposo di Shizuka, suo marito e il suo principe azzurro. Se Shizuka vedesse il suo futuro marito, potrebbe restarne talmente inorridita da sentirci male. Che cosa intendi dire? Vuoi darti un'occhiata? La Tempo TV! Facciamo tra 25 anni, dovrebbe andare bene. Quello sono io? Sì. Shizuka è tornata a casa dei suoi genitori. Deve essere proprio arrabbiata con me. E così questo sarebbe il principe. Oh, povero me, non posso certo mostrare questa a Shizuka. Che cosa posso fare, Doraemon? Oh no, questo è terribile! Ma che... Dove starò andando? È terribile! Ma quello sono io! E questa è la mia cameretta! Quanta nostalgia! Come sei arrivato qui? Adesso ricordo! Ho un affare da sistemare con Shizuka bambina! Ehi! Fermati un momento! Aspetta! Fermati! Attento! Un affare da sistemare con... Shizuka bambina? È terribile! Arrivo! Mi scusi, ma lei chi è? Non la conosco.
Mia cara suocera! Eh? È in casa, Shizuka, ho bisogno di parlarle. Insomma, vuole degnarsi di dirmi qual è il suo nome? Ma non può non riconoscermi, sono io, mi guardi... Buongiorno, signora, come va? Oh, ciao, Nobita, chi è quel signore? È un tipo un po' strano del quale non vale affatto la pena occuparsi. Oh, mamma! Shizuka è... Mi spiace, Shizuka non è in casa, è andata a lezione di violino. Ah, mi fa molto piacere. Arrivederci, signora! Chissà che cosa starà dicendo. Comincio ad essere piuttosto stanco. Adesso lo metto giù e sento che cosa ha da dire. Che intenzioni avete? È quello che vorremmo chiedere noi a te. Perché hai cercato di fare irruzione nella casa di Shizuka? No, insomma, avrò il diritto di andare a casa di mia suocera, non vi pare? Ma senti, guarda che Shizuka non è ancora tua moglie. Già, questo è vero. Trattiamolo meglio, in fondo non è altri che te fra qualche anno. Ti prego, Doraemon, evita di ricordarmelo. Sono disperato, non so più che cosa fare. Di questo passo sono sicuro che il mio matrimonio con Shizuka andrà in frantumi. Raccontaci cosa è successo e ricorda che piangere non serve a niente. Ehi, Nobita! Allora, amico, si può sapere cosa stai combinando? Ciao, Gian, ciao, Suneo. Se non sbaglio, avevi promesso a Shizuka di mostrarle l'uomo che avrebbe sposato. Sì, infatti sono io l'uomo che l'ha... Là. Chi è questo signore? Io non l'ho mai visto. Ha un'espressione poco intelligente. Ritira immediatamente quello che hai detto. Calma, stanno solo scherzando. Il principe di Shizuka avrà sicuramente un aspetto migliore. Ah sì, su questo non c'è dubbio. L'hai promesso, Nobita, devi mostrarle il futuro sposo. Ti contiamo. Che situazione. Qualcuno saprebbe indicarmi dove si trova la casa dell'insegnante di violino di Shizuka? Dunque, prima devi girare a destra, poi a sinistra, poi di nuovo a destra, poi sempre dritto. Perfetto. Ehi, aspetta. No, devo sistemare una cosa con Shizuka. Non posso permettere che quei due si incontrino. Che cosa dovrà sistemare? Oh, molto bene, sembra che non sia ancora successo. Cosa non è successo? Niente di speciale, vede, io dicevo così per dire, agente. Lei ha un'aria estremamente sospetta, signore. Ehi, ciao papà! Che gioia, pensavo di averti perso. C'è sparito tutto un tratto. I miei due cari figlioletti, anch'io ero così preoccupato. Coraggio, ragazzi, torniamocene a casa adesso. Ci è mancato poco. Ditemelo sinceramente, trovate davvero che abbia un'aria sospetta? Eh sì, è come... Già, sei mal rasato. Hai tutti i capelli arruffati. I vestiti spiegazzati. Per non parlare della pancia. Un momento, la mia pancia non c'entra niente. Lasciamo stare, piuttosto perché volevi vedere Shizuka bambina? Si può sapere che cosa dovevi sistemare con lei? Va bene, vi confesserò che mi sono completamente dimenticato del nostro anniversario di matrimonio. E Shizuka si è arrabbiata tantissimo. Beh, vorrei vedere. Le avevo promesso di regalarle una collana. Diventerà una persona patetica. Così sono andato in gioielleria a comprarla e ho chiesto che le venisse consegnata il giorno del suo compleanno. Ma purtroppo c'è stato un piccolo malinteso. Non vorrei dire che la collana verrà consegnata alla Shizuka dei nostri tempi. Ho scritto la data sbagliata sull'ordine di consegna. Effettivamente qui c'è scritta la data di oggi. Come sapete, i negozi dei tempi in cui vivo io possono spedire sia nel passato che nel futuro. E quindi sei venuto nel passato per riprenderti quella collana? Sì, proprio così. Povero me, non ho speranze. Ehi, vedi di smetterla, per favore. Non posso farci niente se io sono te. Che sfortuna. Avevo fatto mettere anche un bigliettino nella confezione della collana. Dici davvero? Cosa c'era scritto? C'era scritto: auguri di buon compleanno, Shizuka. Mi dispiace di essermi scordato del nostro anniversario di matrimonio. Ti mando tanti baci, il tuo Nobita. O qualcosa del genere. Cosa succederà quando Shizuka leggerà il biglietto? Nobita è... Nobita è mio! Lo shock sarà tale che partirà per un lungo viaggio e non tornerà mai più! È terribile che disastro! Con questo ghiaccio! Chi è? Io non la conosco. Come sei giovane! Ma che cosa sta dicendo? Lei ha voglia di scherzare? Non fate troppo rumore. La mamma non sospetta niente, per fortuna. Già. Ma adesso che facciamo? Pensa a qualcosa, Doraemon! Sì, ti prego, Doraemon, fa qualcosa, il mio futuro dipende da te! Ora piantatela!
Una cosa è certa, dobbiamo assolutamente impedire che la collana venga consegnata. Sì, sono d'accordo con te. Ma prima c'è un'altra cosa. E quale? Dobbiamo modificarti. Un regalo per Shizuka, seconda parte. Non fare storie, tagliati quei pantaloni, avanti! Cosa state facendo? Che c'è? Ho fatto come dicevate, mi sono rasato per bene e poi ho fatto anche la doccia. Non ho un bell'aspetto adesso. Tu che cosa ne dici, Doraemon? Beh, dobbiamo ammettere che adesso ha un aspetto un po' più decente. Per ora dobbiamo fare qualcosa per il suo abbigliamento. La macchina foto guardaroba! Ok, vediamo che cosa si può fare. Su, mettiti in posa. A me non sembra che stia molto bene. Dici di no, eh? Ma questo non è il mio primo giorno di scuola. Sì, è vero. Ne proviamo un altro? Proviamo questo qui, forse andrà meglio. Cambio d'abito. Niente male. Sei perfetto. Questo invece direi proprio di evitarlo. Vi volete decidere? Ma si può sapere come ti è venuta tutta questa pancetta? Perché? Ti sembra che ne abbia troppa? Beh, comunque guarda che succede a tante persone. Non si può fare qualcosa per questo problema, è rotondo come la tua testa. Macchina scambia corpi! Un momento, che intenzioni hai? Andiamo, non ti preoccupare, devi solamente entrarci. Ma che cosa ci succederà? La mia macchina farà in modo che vi scambiate reciprocamente alcune parti del corpo. Che cosa? Aspetta un momento, io... Sembra che abbia mangiato un'anguria. Che meraviglia, non ero così magro da quando andavo alle scuole elementari. Molto bene, adesso manca soltanto una cosa per completare l'opera. Gomma e penna modifica allineamenti. La gomma va usata in questo modo. Oh, gli hai cancellato la faccia. Già, e ora posso ridisegnare i lineamenti con la mia penna speciale. È meraviglioso. Mi raccomando, cerca di fargli una faccia carina, d'accordo? Sì, lascia fare a me. Ragazzi, ho pensato che avreste gradito un po' di... Non ci voleva. Su, coraggio, non dobbiamo arrenderci, possiamo ancora farcela. È vero, ma sbrighiamoci, non abbiamo più molto tempo. Raggiungiamo casa di Shizuka. Buone notizie, si direbbe che non sia ancora rientrata. Perfetto, e la consegna di quella collana dovrebbe avvenire da un momento all'altro. Allora dobbiamo tenerci pronti. Sì. Oh, eccoli, sono arrivati. È il servizio di consegna del negozio. Vediamo, sì, il posto è questo. Aspetta un momento. C'è stato un cambio di programma. Non consegnare quel pacco. Che state dicendo? Sono stato io a spedire quel pacco, non devi consegnarlo. Ah, è solo per questo? Non posso accontentarla. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che ho un programma preciso. Non posso tornare alla base se prima non ho evaso tutte le mie consegne. Fai un'eccezione. Già, solo per quel pacchetto. Per cortesia. Devo rispettare il regolamento. Fermati immediatamente. Shizuka non è in casa. Avviare ricerca posizione destinatario. Vuole consegnarla direttamente a Shizuka. Doraemon! Ferma questo aggeggio! Lasciatemi fare il mio lavoro. Oh no, che sta succedendo? State tranquilli, ragazzi, vi aiuto io! Per fortuna! Non ce la faremo mai! Ci sta trascinando via con sé! Fate qualcosa! Si può sapere che state facendo? Stiamo cercando di tornare a terra! Ok! Oh no, Nobita! Oh no, cosa? Non sto dicendo a te! Oh, che confusione! Attento, Doraemon, stiamo andando a sbattere contro il mondo! Tiriamoci su!
Ci è mancato un pelo. Ci mancava la pioggia. Povero me, chissà dove sono finito. Signore, va tutto bene? No, no, io volevo dire che mi piace un sacco prendere la pioggia. Ma si sta bagnando tutto. Rischia di prendersi un raffreddore. Tenga, si ripari. E cerchi anche di asciugarsi un po'. Provi con questo. Ti ringrazio molto. Sono bagnato fradicio. Mi scusi tanto. Sorrido solamente perché lei assomiglia tantissimo ad un mio caro amico. Ed è stato proprio quel mio amico a darmi il fazzoletto che le ho prestato. È vero. Ricordo che l'avevo ricamato io stesso. Sono contento di sapere che Shizuka lo porta con sé. Ti ringrazio, Doraemon. Credo di avere un'idea, Nobita. Cerca di prendere i poli magnetici. D'accordo. Non potete fermarmi. Bene, eccoli qui, li ho trovati. Ricorda, nord e sud si attraggono. Sì, allora metto un nord sulla tua testa e un nord sul camioncino volante. Ho sbagliato? Che male, aia. Lo sanno tutti che Polo Nord e Polo Nord si respingono. Doraemon, dà un'occhiata laggiù. Sì, non dico sul serio, è stato davvero divertente. Ma quei due sono Nobita e Shizuka. Mi chiedo che cosa sia successo. Non so perché, ma suppongo che mia moglie sarà molto arrabbiata con me quando tornerò a casa. Mi spiace, è una persona così irascibile, sua moglie. Oh no, figurati, anzi, tu sei sempre carina, gentile e simpatica. Si farà scoprire. Scusami, per un momento mi sono confuso. Deve essere per il fatto che mia moglie, a dir la verità, ti assomiglia tantissimo. Quando nostro figlio torna a casa la sera, tutto sporco, dopo aver giocato a pallone con i suoi amici in mezzo al fango, lei gli fa il bagno e lo cambia con il sorriso sulle labbra. Poi è un'ottima cuoca, in particolare cucina dei deliziosi biscotti. È davvero un angelo, ha un carattere d'oro e diventa ogni giorno più bella. Penso spesso al matrimonio e mi chiedo che aspetto avrà il mio principe. E che tipo di persona ti piacerebbe che fosse? Io vorrei che fosse un uomo gentile, raffinato, premuroso. Uno di cui ci si possa sempre fidare. Direi che non mi assomiglia affatto. Il giorno del mio matrimonio vorrei indossare un meraviglioso abito bianco e portare un fiore fra i capelli. Vorrei andare a vivere in una bella casa con il tetto rosso e avere un grande giardino pieno di piante e di splendidi fiori profumati. Ecco, questo è ciò che vorrei. Sono più che sicuro che tutti i tuoi sogni si realizzeranno, Shizuka. Forse all'inizio il tuo principe sembrerà poco raffinato, magari non troppo affidabile e perfino un po' sciocco. Ma sta tranquilla, lui si impegnerà per diventare l'uomo che desideri. Beh, perlomeno ce la metterà tutta. Sì, fiduciosa, Shizuka. Sono certo che sarai molto felice. Grazie dell'ombrello. Di niente. Allora, a presto. Arrivederci. Scusi. Senta un po', non è che per caso ha litigato con sua moglie? Lo avevo capito. Non si preoccupi, andrà tutto a posto. Lei è una brava persona. Speriamo che abbia ragione. Ehi, che cosa è successo con Shizuka? E voi due che cosa ci fate qui? E il robot delle consegne? Credo che ormai sia molto lontano.
Shizuka individuata, procedere alla consegna. Ciao. Permesso. Fermo. Devo fare il mio lavoro. Doraemon, aiutaci, fa qualcosa! Sì, certo, allora vediamo un po', vediamo cosa c'è qui. Ecco, macchina cambia tempo e spazio! Grazie a questo strabiliante macchinario ho la possibilità di agire sul tempo e lo spazio! Spiegazioni! Datti una mossa! Casa dei genitori di Shizuka nei tempi in cui vivo io. Certo, l'ho spostata nel futuro di 25 anni esatti. Arrivo! Non mi hai detto perché sei venuta qui? Non avrai litigato con Nobita? No, non preoccuparti. Ma tu cosa? Come mai sei qui? Ciao. C'è qualche problema? Ho una consegna per Shizuka. Una consegna per me? Tesoro, è bellissima. Buon compleanno, auguri, amore mio. Buon compleanno, tanti auguri. È davvero una splendida sorpresa. Arrivederci. Non combinare altri pasticci, eh? No, ve lo prometto, grazie di tutto. Siamo grandi, ce l'abbiamo fatta. Oh, Nobita, Doraemon! Qualche problema, Shizuka? Non è che per caso avete visto un uomo che si aggirava da queste parti? Perché? Che è successo? Sì, in effetti è successa una cosa. Quell'uomo aveva un gran bisogno di asciugarsi e così io gli ho prestato il fazzoletto che mi avevi regalato tu. Oh, è tutto qui? Non preoccuparti, non c'è nessun problema. Mi spiace io. Ti ho appena detto che non devi preoccuparti, sta tranquilla adesso. Dobbiamo riprendere i festeggiamenti per il tuo compleanno, dico bene? Sì, certamente. Grazie ancora per la collana, tesoro. Ma perché sei passato da casa dei miei? Beh, ecco, vedi, oggi ho avuto una giornata un po' particolare. Oh no, mi sono scordato di restituire questo. Quel fazzoletto. Grazie, mio principe.